Il Consiglio Comunale di Napoli, in apertura di seduta, ha commemorato con un minuto di silenzio l'ex sindaco Pietro Lezzi, scomparso nei giorni scorsi. A tracciare la figura e la storia politica di Lezzi, il consigliere del Partito Democratico Fiola, che ha ricordato la passione per la solidarietà, l'impegno in politica iniziato subito dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza, la sua esperienza da consigliere, da parlamentare e da eurodeputato, fino ad arrivare all'esperienza di sindaco di Napoli dal 1987 al 1990. Ha sempre detto: dai miei insegnamenti ho appreso la solidarietà. E raccontava che i suoi educatori lo mandavano come chierichetto a portare sempre un piatto caldo ai nemici ambienti. Dal 1987 e fino al 1990, primo degli eletti alle elezioni comunali, è sindaco di Napoli. Pietro non poteva essere lontano dalla sua grande passione, la politica. Lui ha guidato due giunte di pentapartito, sempre all'insegna dell'apertura a tutti. In questi ultimi 20 anni non ha mai desistito dalle sue battaglie, sempre in prima linea, quando glielo hanno permesso, soprattutto sulla questione morale. E proprio sulla questione morale, in un'occasione, quando Pietro era sindaco, io ricordo che ero consigliere circoscrizionale del Partito Socialista, mi disse che lui continuamente rammentava e si rivedeva ed applicava contenuto di una citazione di un altro grande socialista, Presidente della Repubblica Santo Pertini, che diceva: la moralità di un uomo politico consiste nell'esercitare il potere che gli è stato affidato alla fine di perseguire il bene comune. Tutti i grandi socialisti si rivedono in questa citazione di Pertini. In questa giornata dove lo ricordiamo, io ricordo anche durante la sua festa di compleanno che è stato invitato dal sindaco e abbiamo festeggiato nella sala giunta. Lui commentava come tutti i socialisti come lui. Grazie.